Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi sono contento di mostrarvi il nuovo Callfish. Il nuovo Callfish interamente in carbonio. Non è un effetto carbonio, ma è vero carbonio. Un bel aggeggio, come lo dico io. Praticamente realizzato in carbonio, come facevo vedere prima, e la rotellina è fatta in resina epossidica. La differenza dal tradizionale qual è? Innanzitutto è un po' più lungo. Vi mostro il Callfish tradizionale. Vedete, eccolo qua. La differenza è questa qua. Praticamente il Callfish tradizionale 12 centimetri, questo è un po' più lungo. Non do le misure perché non mi va di dare le misure. Comunque è un po' più lungo. All'altra differenza è quella di, come vedete, la linguetta è più profonda rispetto a quell'altra. Perché? Perché il carbonio, essendo più duro della plastica, ha bisogno di avere una linguetta più lunga, un raggio maggiore. Il fatto di carbonio e resina è dato di fatto per una maggiore durata nel tempo, perché il carbonio, essendo più duro, picchia più forte e rischierebbe di rovinare la plastica, quindi un consumo maggiore. E non solo il consumo, ma anche il tipo di suono, perché è molto differente. Adesso vi faccio sentire e vi spiego un po' i particolari dall'uno all'altro. Adesso vi faccio ascoltare il Callfish tradizionale. Il Callfish tradizionale, come già tanti sapete perché l'avete già in tanti, ma in tanti, in tanti, in tanti. Vi faccio rivedere, per chi magari non ha visto i video precedenti, vi faccio vedere la differenza. Questo è il Callfish, che per farlo suonare, cambiare tonalità, mi deve aiutare col mignolo sotto a otturare il foro, in modo che la tonalità cambia di gradazione. E sentite il rumore che fa, la percentuale di volume, diciamo. Adesso vi faccio ascoltare questo. Innanzitutto c'è da dire che questa parte qua è quella che fa cambiare la tonalità. Quindi qui, rispetto a quest'altro, non occorre mettere il mignolo sotto, ma bensì appoggiare la mano qua, proprio con una semplice impugnatura. Questo è il suono del Callfish in carbonio e con rotellina resina epossidica. Sentite? È molto più forte. Il cambio di tonalità, che vi faccio ascoltare, è molto più semplice di quello. Perché? Perché viene tutto regolato da queste dita. Ok? Faccio ascoltare. Ed è molto più forte di questo. Vedete? Sotto libero. È molto forte, ve l'assicuro. Non so se rende nel video, ma è già forte questo. Questo è già molto forte rispetto a quello che c'è tradizionale che vedete in giro. Quelle che vedete voi in giro solitamente sono delle rotelline piccole con la dentatura dritta, invece questa qua inclinata apposta per poter saltare da un dente all'altro e fare più rumore. Non è a caso che la rotellina ha questi denti inclinati, perché ha più spazio dall'uno all'altro per colpire. Ok?
Invece da una rotellina all'altra, quelle dritte, praticamente quasi si ci appoggia, per quello fanno quel rumore di. Non la fanno più velocemente, ecco. Questa è la differenza, una delle differenze. Ora, come in tanti mi avete già chiesto sul privato, qual è la differenza tra il cold fish tradizionale e quella in carbonio? È semplice. C'è differenza, ma nello stesso tempo non ha differenza. Vi spiego perché. Il cold fish in carbonio, questo in carbonio, è stato realizzato con queste caratteristiche. In particolare, come dire, più resistente, ma non tanto resistente per il rumore, ma più che altro anche come struttura, per durare più nel tempo, e ancora di più per un semplice motivo ben valido. Quello cold fish in carbonio è studiato, è, diciamo, ideato per chi fa una pesca più profonda. Ecco, è un mio consiglio, prendete tutto come consiglio, non sono un professore. Però di mia esperienza ho notato che i richiami, qualsiasi tipo di richiamo essi usate, quando andate oltre gli 8, i 10 metri di profondità, sembra che tutto si accupisce, cioè che tutto si sente meno e tutto è più cupo. Questo, diciamo, è normale per la pressione che c'è. Quindi anche il ticchettio che fa una semplice rotellina, se c'è una pressione, alta pressione d'acqua, allora il rumore diventa più piano. È come se noi andiamo a chiudere e si sente sempre più piano. Il cold fish in carbonio è studiato apposta per questo qua. Il carbonio l'ho già usato in passato. Se qualcuno di voi che già ha visto dei miei video può notare questo particolare, che io in un vecchio video usavo già una rotellina sotto la curva dove c'è il grilletto per sparare, con una rotellina con una striscia lunga di carbonio. Non era semplice plastica, vi posso assicurare che la tonalità è molto diversa rispetto alla plastica. Quindi da lì mi è venuto di fare anche questa in carbonio. Però ripeto, non è che questo è migliore di questo, non pensiate che sia così. Il discorso è solo di più di duratura, perché durerà di più, perché è più resistente rispetto alla plastica, perché la plastica magari col tempo, diciamo, si ammollisce, diciamolo così. E per le basse profondità è più ideale questo, perché anche questo nei bassi fondali io lo sconsiglierei, perché il rumore è troppo forte. Ok? Quindi questa è la differenza. Prendiamo un esempio un po' semplice, magari anche un po' banale, però un esempio semplice che voglio portare per renderci un po' più chiare nelle cose. È come delle pinne. Allora, le pinne, ci sono quelle in plastica, ci sono quelle in carbonio. Quelle in plastica nei primi fondali, primi 10 metri, 12-13, vanno bene, ma non li possiamo paragonare col carbonio. Perché il carbonio, dove c'è più pressione, ti aiuta di più della plastica, non ritorna. Ecco, l'esempio più semplice è quello. La plastica, un tot di pressione, funziona in un modo. Da una pressione in poi, lavora un po' meno. Non è che non lavora, lavora un po' meno. Invece il carbonio, questo rumore che fa qua, lo farà anche giù. Un'altra cosa che volevo dire che non ho detto, questo è il primo che ho fatto, e diciamo che è un prototipo. Però anche lì c'è da dire che quando io dico ho fatto un prototipo, non è un prototipo che devo andarla a modificare. Il prototipo è, per me, è il primo che ho fatto, ma è il primo che ho fatto che già va bene. Ecco, non sono delle prove. Tant'è che questo primo cold fish in carbonio è già venduto, l'hanno già acquistato, l'ha voluto un ragazzo, e neanche in Italia, quindi andrà in Spagna, e prima di averlo
ce l'avrà uno spagnolo a Valencia. Quindi questo qua rimarrà solo nel video per noi, perché questo qua stasera è già impacchettato e domani è pronto a partire. Se qualcuno ha delle richieste, delle domande soprattutto da fare, sia per il cold fish tradizionale che sia il cold fish in carbonio, posso dare dei chiarimenti. Però i chiarimenti credo di averli già dati tutti qua. Quindi ragazzi, volevo dirvi un'altra cosa. Ora a breve uscirà, e dopo 3 settimane abbondanti, ho cercato di studiare una staffa per il cold fish. Sono arrivato a una soluzione, che ho trovato il modo di fare una staffa quasi quasi universale. C'è una staffa, diciamo, adattabile a tanti tipi di fucili, tanti tipi di arbalete, con la possibilità di farci una specie di modifica nell'inclinazione della staffa. E a breve si vedrà il video, farò vedere prima delle foto su Instagram o su Facebook, e subito dopo farò anche il video dimostrativo su YouTube. Dimostrativo perché da spiegare come viene montato, i vantaggi che c'ha, ma soprattutto la comodità per chi ha già un cold fish e per chi magari vorrebbe prenderlo, però magari non lo prende perché dice: a me mi serve la mano sinistra per aggrapparmi, mi sarebbe piaciuto avere un cold fish attaccato al fucile. Allora adesso, per chi magari si è un po' trattenuto ad avere un cold fish, adesso può farlo benissimo, perché lo può adattare benissimamente nei fucili, e perché no, magari chi ha uno o due fucili può metterlo in due fucili diversi, quindi avendo un cold fish può mettere un cold fish nei vari fucili senza dover attaccarli con delle fascette, perché sappiamo tutti che se il cold fish lo metto in un fucile con delle fascette, il rischio qual è? Che se mi si guasta il fucile, mi si rompe qualcosa o voglio cambiare fucile, il cold fish mi rimane attaccato nell'arbalete. Invece con questo sistema si può benissimamente, senza andare a modificare il cold fish, cosa importante, prendere il cold fish e metterlo da un fucile all'altro. Ancora meglio anche il discorso che quello originale non verrà modificato, quindi avendo il supportino, essendo in acqua, si può decidere di o tenerlo nel polso, dice: guarda, sto pescando in una profondità dove a me importante, dove a me non mi serve aggrapparmi perché sono oltre gli 8 metri, 10 metri, allora lo tengo qua, così ho la possibilità di far cambio tonalità. Se invece sono in bassa acqua, sto facendo una pescata sui 2-3 metri e mi serve a pigliarmi e tenere sotto, diciamo, la mano nello scoglio, allora cosa faccio? Vado a prendere il cold fish, lo levo dal polso e lo metto così com'è, lo posso mettere direttamente in questa staffa. A breve vi farò vedere queste foto e video anche su YouTube, quindi seguitemi, perché a breve uscirà anche il video della staffa. E se volete, seguitemi anche su Facebook, su Instagram, mi troverete lì come sempre Sergio Landolina, e dove le prime novità li metto lì e poi li pubblico anche su YouTube. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, è come un segui, iscrivetevi, non è tanta gente, magari pensa che iscriversi sembra che uno dovrebbe dare nome, cognome, indirizzo, quelle cose lì. E invece è come mettere un semplice like con un pollice in su, basta mettere segui e ti arriveranno le notifiche segnando la campanellina su tutte. Ogni volta che pubblicherò un video vi spunterà una notifica, poi siete liberi di guardarlo oppure no, però almeno sarete aggiornati, perché come già tante persone come voi avete già capito, sono una persona che dei idee ne ho tante, quindi sto sempre a modificare, fare delle cose nuove e novità.
Ok, quindi iscrivetevi al canale, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, che non mancherà tanto a essere pubblicato. Ciao, un abbraccio a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia chiaro. Ci vediamo su tutti i social. Ciao.